Quello che è iniziato come un sogno si sta trasformando in un incubo, perché ad oggi, giovedì 16 luglio, del bonus bici non si ha notizia, non si sa niente. Si sa soltanto che c'è stata nei giorni scorsi una lotta molto dura tra il Ministero dei Trasporti da una parte e il Ministero dell'Ambiente dall'altra su quale fosse la forma fiscale migliore per accedere a questo bonus. Vi ricordate, no? Si parlava di fattura, poi a un certo punto si è parlato di scontrino parlante e poi c'è stato il silenzio. Bene, da quel momento ad oggi c'è stata una vera e propria lotta, una vera e propria guerra tra due ministeri, perché il Ministero dei Trasporti spingeva per la fattura, mentre il Ministero dell'Ambiente spingeva per lo scontrino parlante. E i due non si parlavano, cioè non riuscivano a trovare una quadra. E la cosa ha portato a prolungare, diciamo, l'attivazione di questo portale. Portale che ancora ad oggi è un portale fantasma perché non esiste, nessuno sa dov'è, nessuno sa come funzioni, non sappiamo praticamente niente. Alla fine, però, dentro questa guerra tra Ministero dell'Ambiente e Ministero dei Trasporti, ha vinto il Ministero dell'Ambiente. E è passata la linea dello scontrino parlante e della fattura, cioè adesso possiamo fare tutte e due, ma non era scontato fino all'altro giorno, cioè se ne parlava tanto di questo scontrino parlante, sembrava fosse ormai dato per certo, ma invece non era così, quindi guardate a che livello siamo nel nostro paese. Comunque, a parte questo, c'è un problema che non tutti i negozi sono dotati del registratore di cassa elettronico per emettere questo tipo di scontrino parlante, che è lo scontrino parlante che viene messo dalle farmacie, dove ti dice che cosa hai comprato e chi è che lo ha comprato. Quindi c'è scritto tipo Davide Petrini ha comprato una bicicletta, ok? Non tutti i negozi hanno questo tipo di registratore di cassa, perché il decreto rilancio pospone l'obbligo di dotarsi di questi registratori di cassa almeno fino al 2021. Quindi ecco perché si può fare richiesta del rimborso di 500 euro al massimo o tramite scontrino parlante o tramite fattura. Quindi vedete, è tutto molto complicato, è tutto incasinato come sempre, non si riesce mai a fare una cosa precisa. Cioè, la norma ti dice che puoi richiedere lo scontrino parlante, però non tutti i negozianti hanno lo strumento per rilasciarti lo scontrino parlante. Allora a quel punto puoi richiedere la fattura, insomma, è un po' incasinato. Tant'è che si vociferava sul web di bloccare tutto perché tutta questa norma era molto complicata, perché non c'erano i mezzi, non c'erano gli strumenti, anche se c'è stato un continuo innalzamento del bacino degli incentivi. Sono 200 e passa milioni di euro da dedicare a chi ha acquistato biciclette, però era molto complicato anche perché c'è stato un boom enorme di acquisto di biciclette, oltre 600.000 biciclette nel periodo di maggio. Quindi un sistema che non funziona, con i negozianti che non hanno gli strumenti, con centinaia di migliaia di biciclette vendute e da rimborsare, capite bene che il sistema era letteralmente collassato. Però sembra che questa sia la settimana decisiva per vedere in funzione il portale. Io ancora non ci credo, perché finché non lo vedo ormai non credo più a niente, soprattutto in questo paese. Quindi, ragazzi, che dire? A me sembra sia molto incasinata la questione. Non lo so se questa settimana si riuscirà a vedere il portale. Non dico più niente perché tanto vengo di giorno in giorno smentito dai pastrocchi dei nostri politicanti, quindi dobbiamo affidarci soltanto alla pazienza e alla divina provvidenza. Fatemi sapere cosa ne pensate, noi come sempre ci aggiorniamo, per oggi purtroppo direi che è tutto, buon allenamento e alla prossima, ciao!